Sono arrivato in una giornata di sole. Il cielo limpido splendeva sulle bellezze di Napoli. Il colonnato di Piazza del Plebiscito mi si è parato davanti all'improvviso. E ho avuto l'impressione fortissima che la città stessa volesse accogliermi, abbracciandomi tra quelle colonne. Tra le maioliche di Santa Chiara, il sole si specchia passando in mezzo alle foglie e ai fiori di limone. Il chiostro è un giardino segreto, un'oasi di pace a pochi passi dal Via Vai di Spacca Napoli e di Via San Biagio dei Librai. Napoli ha una storia antichissima, ma è una città moderna e piena di vita. Musei, eventi, manifestazioni offrono tutte le occasioni culturali di una grande metropoli europea. Una città che ama le passioni forti. L'ho visto con i miei occhi camminando tra la gente, nei vicoli del centro. E ne ho trovato conferma rivolgendomi all'arte, la memoria di secoli di fervore religioso, di sensualità e di amore per la vita è custodita nei musei napoletani. Come al Museo Archeologico Nazionale, con la monumentale statuaria classica della collezione Farnese. O alla Certosa di San Martino. Salendo in cima alla collina del Vomero, si raggiunge questo trionfo del barocco napoletano. Sottoterra, la città custodisce il cimitero delle Fontanelle, uno spettacolo di rara intensità. La suggestione di questo luogo aiuta a comprendere il particolare rapporto che i napoletani hanno con la morte e il destino. Al Museo di Capodimonte, la meraviglia è assicurata dalle tele di Masaccio e di Caravaggio. Thank you.
Uscendo da Napoli verso nord-ovest, si raggiungono i Campi Flegrei. Vuol dire campi di fuoco, e infatti tutta la zona è un ribollire di acque termali e vapori vulcanici. Come la spettacolare Solfatara, un antico cratere ancora attivo che getta fuori gas a temperature elevatissime. L'area flegrea ospita imponenti resti archeologici, come l'anfiteatro Flavio, parente stretto del Colosseo di Roma e dell'Arena di Verona. Da queste parti si respira un'atmosfera magica. Già gli antichi credevano che qui si trovasse l'ingresso dell'oltretomba, presso il lago d'Averno. La Sibilla Cumana, maga e indovina, offriva le sue profezie nell'antro visitabile ancora oggi. Procida è un gioiello dal gusto schietto, tutto compreso nella sua storia marinara e nella sua tradizione religiosa. Il giovedì prima di Pasqua sfilano gli incappucciati, che attraversano l'isola con la croce sulle spalle e una corona di spine sul capo. Ho visto la passione dei ragazzi procidani nel preparare le grandi rappresentazioni dei misteri, scene sacre, destinate alla processione del Venerdì Santo. A Ischia, immergendomi nell'acqua sulfurea delle terme, mi sono sentito riportare indietro nel tempo. Da millenni, infatti, le sorgenti dell'isola sono apprezzate per le loro proprietà benefiche e la roccia vulcanica fornisce il nutrimento a vini di qualità eccezionale.
Arrivare a Capri è come entrare in un'altra dimensione. Secoli di storia, di mito, di poesia ti si aprono davanti, lasciandoti a bocca aperta. Arte e natura lavorano insieme per creare il fascino di quest'isola incantata. Dalla monumentale Villa Iovis, costruita da Tiberio, al giardino di Villa San Michele, ad Anacapri, fino ai giochi di luce riflessi dall'acqua dentro la Grotta Azzurra. Ma Capri è da secoli anche un vivace centro culturale, meta di artisti e intellettuali di tutto il mondo. Pare che l'imperatore Tiberio tormentasse i poeti di corte con una domanda: cosa cantavano le sirene? La sua ossessione si può comprendere quando ci si affaccia per la prima volta sul mare limpido della costiera sorrentina. La terra delle sirene, questo magnifico tratto di costa, sembra davvero l'unico posto adatto ad ospitare creature fantastiche, esseri mitologici che vivono e si muovono in uno scenario diverso da ogni altro al mondo. Se alzi lo sguardo lo vedi, ma anche quando non ci fai caso, il Vesuvio è lì, come un custode, quello che meglio di tutti conosce questa città. Severo e protettivo al tempo stesso, il vulcano è la parte più antica e profonda dell'anima di Napoli. Le origini della spettacolare festa dei Gigli si fanno risalire al V secolo d.C., al ritorno del vescovo Paolino, cui la festa è dedicata. I Gigli, pesanti obelischi alti 25 metri, percorrono le strade del centro storico tra il tripudio dei Nolani e lo stupore dei turisti. La presenza del Vesuvio si avverte in tutto il territorio napoletano, come il ricordo di un'epoca lontana ma ancora viva. È lui che ha fermato per sempre il tempo a Pompei ed Ercolano. Sono entrato nelle case affrescate dei Romani, camminando tra le stanze. Ogni tanto mi guardavo alle spalle. Mi sembrava di sentire dietro di me passi vecchi di quasi 20 secoli.
A Lacco Ameno si conservano i resti dell'antichissima colonizzazione greca dell'isola d'Ischia. Il pezzo forte è sicuramente la coppa di Nestore, di cui parla Omero nell'Iliade. La festa di Sant'Anna a luglio è indimenticabile. Le barche addobbate sfilano di notte sul mare, dando vita a uno spettacolo di personaggi, eventi, luoghi di ogni genere. La Marina Chiaiolella, a Procida, è un incantevole porto turistico costruito su un antico cratere vulcanico spento. Caratteristiche dell'isola sono le schiere di case dei pescatori che danno alla Marina un'atmosfera di grande suggestione. Il Natale qui è calore e convivialità. Si sta insieme, anche più del solito, fra pranzi, cene e passeggiate in strada, dove il gusto delle festività natalizie si avverte subito. Il presepe è un'occasione di festa e di vita familiare. Genitori, figli, nonni e nipoti scelgono insieme le figure da comprare e passano i pomeriggi a preparare la rappresentazione della Natività. A Sorrento, la processione del Bambin Gesù si conclude con un grandioso spettacolo pirotecnico che illumina di fuoco la notte invernale. E poi c'è il presepe vivente, in cui tutto un paese si riunisce per dare vita alla storia sacra. Nessuno vuole rinunciare a un momento simile. Mi è rimasto impresso il silenzio. L'espressione raccolta e concentrata di quelle persone ispirava un senso di pace e di fiducia. Napoli è senza dubbio la capitale del gusto. L'arte di vivere bene, così cara a questo popolo, trova la sua massima espressione nei prodotti alimentari, nei vini, nei piatti tipici che hanno conquistato il mondo. In via Pignasecca c'è uno dei mercati più famosi della città. Carne, pesce, frutta e verdura di stagione lo rendono uno spettacolo dai mille colori.
Eccolo, il monumento più famoso di Napoli. Il suo passaporto per il mondo. La pizza. La pizza napoletana è semplice e perfetta come una scala musicale, in cui ogni ingrediente suona esattamente nel modo giusto per regalare al palato un'esperienza unica. L'impasto lavorato è fatto lievitare al punto giusto. Il pomodoro fresco e il fior di latte, qualche foglia di basilico e un goccio d'olio d'oliva. Nei piatti della tradizione partenopea, la terra e il mare si sposano per dar vita ad autentiche prelibatezze, come nella pasta e fagioli con le cozze, con la sua combinazione di legumi e frutti di mare. Il ragù, pezzo forte della cucina napoletana, ha una tradizione antica di secoli. Fondamentale è la cottura a fuoco lento, che dura diverse ore e dona alla salsa il suo inconfondibile aroma. Il sartù, saporito timballo di riso arricchito di verdure e carne, è entrato a far parte della tradizione a partire dal Settecento, su influsso della gastronomia francese. La piccola e riservata isola di Procida mantiene intatte le sue origini marinare anche a tavola. Qui i piatti di mare dominano incontrastati in tutte le stagioni, dalla tipica zuppa di pesce alle alici marinate, senza dimenticare il polpo, una delle prede preferite dai pescatori. Per concludere, niente di meglio di una lingua di bue, dolce caratteristico dell'isola. Una sfoglia fragrante, ripiena di crema al limone. Gustata calda, è semplicemente deliziosa. Ischia, la più estesa delle isole del Golfo di Napoli, unisce la ricchezza del mare all'eccezionale generosità della terra. La chiamano Isola Verde proprio per il suolo straordinariamente fertile che favorisce la crescita di frutta e verdura di prima qualità. I limoni dell'isola regalano un eccellente limoncello, mentre le erbe aromatiche che crescono spontaneamente sono utilizzate per la produzione di amari e liquori digestivi, come il rucolino. La pesca, invece, garantisce la presenza di pesci, crostacei e frutti di mare, che la cucina isolana impiega in delicatissimi primi piatti e squisiti secondi. Ma che pasto sarebbe senza vino? Per fortuna, la fertilità del terreno vulcanico ha fatto sì che a Ischia si sviluppasse fin dall'antichità una tradizione vinicola di livello primario. Piatto esclusivo dell'isola è il coniglio all'ischitana. Il particolare metodo di allevamento e la tradizionale cottura nel caratteristico tegame di terracotta ne fanno la ricetta più rappresentativa di Ischia. Capri è storia, natura, passione per il gusto e la mondanità. Ma come le altre isole del Golfo, è in grado di offrire una ricchissima scelta di prodotti alimentari e piatti tradizionali.
A cominciare dall'insalata caprese, che ha portato il nome dell'isola sulle tavole e nei ristoranti di tutto il mondo. Pomodoro fresco maturato al sole, mozzarella di bufala, basilico appena colto e origano. Niente potrebbe essere più semplice e al tempo stesso più gratificante per il palato. Poi c'è il mare, pronto a regalare i suoi prodotti a beneficio della mensa caprese. La carne delicata delle seppioline è adatta a ottimi secondi piatti. Oppure, insieme ai ceci, crea un mix di sapori eccezionale per una minestra gustosissima. Ma anche qui, per digerire, non c'è modo migliore di un bicchiere di limoncello. Un sorso di dolcezza che rinfresca il palato con l'aroma più tipico dell'isola, quello degli agrumi dorati. Sorrento e la sua costiera ospitano alcune delle coltivazioni più pregiate del territorio di Napoli. È il caso dei limoni. Gli ovali di Sorrento, a maturazione tardiva, si distinguono dagli altri per le grandi dimensioni del frutto e per l'aroma intensissimo. Piatto apprezzatissimo in Italia e nel mondo, gli gnocchi alla sorrentina uniscono due glorie locali, il pomodoro e la mozzarella, per creare una portata sfiziosa e saporita. Una terra generosa come questa è in grado di rendere speciali anche piatti semplicissimi, come la pasta con le zucchine, in cui tutto il gusto sta nella qualità eccezionale delle materie prime, cresciute e maturate al sole della costiera. Ed ecco il sorbetto al limone, capolavoro di freschezza e bontà, grazie ai frutti delle coltivazioni sorrentine. Qui l'industria alimentare ha conservato intatta la sua anima artigiana. I prodotti degli impianti moderni, infatti, non hanno nulla da invidiare alla qualità e al gusto delle antiche lavorazioni. Un pastificio è uno spettacolo di forme, dove bontà e bellezza si rincorrono per dare vita al cibo più amato dai napoletani, e non solo. Dai biscotti ai taralli, la produzione dolciaria partenopea è rinomata in tutto il mondo.
In questa zona sono molte le aziende agricole che lavorano rispettando criteri naturali, così da ottenere frutta e verdura perfettamente biologica. Fermentati in botte secondo tecniche vinicole tradizionali, vini bianchi e rossi di pregio accompagnano le specialità della gastronomia locale, esaltandone i sapori. La provincia di Napoli offre un gran numero di prodotti caseari di altissimo livello. Come il provolone del Monaco, specialità di Vico Equense, che ha ottenuto il riconoscimento Slow Food a garanzia della sua genuinità. O la treccia di Agerola, il non plus ultra del fior di latte. I latticini di queste zone sono ottimi come formaggi da tavola, ma trovano sempre un utilizzo anche in cucina, per arricchire e insaporire primi e secondi, o anche come ingrediente principale della ricetta, come nel delizioso fritto di mozzarella e provola. E parlando di primi piatti, sulla pasta si sa, ci vuole il pomodoro. Le diverse varietà coltivate nel territorio di Napoli fanno a gara per diventare l'ingrediente perfetto di ogni sugo. Il pesce fresco non manca a Napoli. Lo scoprirete assaggiando l'insalata di alici e peperoni, che unisce il gusto intenso del pesce azzurro alla freschezza delle verdure. Oppure un classico amato in tutto il mondo, gli spaghetti con le vongole. Natale, tempo di dolcezze, ma durante tutto l'anno è possibile regalare al proprio palato un'esperienza di pasticceria sopraffina.
I dolci a Napoli sono una cosa seria, perché la cura, la sapienza che il pasticcere mette in un babà, in una pastiera, è quella che si riserva alle faccende più importanti della vita. Qui pensano che dal sapore di una sfogliatella possa dipendere l'umore di una giornata. E forse hanno ragione. Basta l'aroma del primo caffè o una morbida fetta di torta caprese dopo pranzo per riconciliarsi col mondo e tornare a sorridere. Non si può dire di aver conosciuto veramente Napoli senza aver provato l'ebbrezza di girare per le strade del centro tra le vetrine dei suoi negozi. Vestiti, gioielli, accessori. Tutto qui porta il segno dell'amore per la qualità che contraddistingue i napoletani in ogni occasione. Basta toccare la pelle morbidissima delle borse, lavorata con metodi naturali e cucita a mano. O seguire da vicino la confezione di un abito, che deve essere un connubio tra la personalità artigianale del sarto e le esigenze, i desideri, l'identità di chi indosserà quel capo. A Napoli, si sa, c'è quasi sempre il sole, ma quando piove, piove davvero. E se piove, conviene procurarsi un ombrello solido e ben fatto. Qui se ne trovano tantissimi, costruiti a regola d'arte, per resistere ad ogni raffica di vento. Ma se non avete nulla con cui ripararvi, potete trovare rifugio in uno degli eleganti caffè storici della città, autentici scrigni di delizie. La raffinatezza della sartoria napoletana è garanzia di qualità in tutto il mondo, dalle cravatte agli abiti da sposa, dalla camiceria al prêt-à-porter. Secoli di eleganza si fondono con la creatività delle ultime innovazioni. Artisti, uomini di Stato, celebrità di ogni tipo si ritrovano a Napoli, attirati dalla bellezza di produzioni uniche ed esclusive. L'arte della ceramica di Ischia ha una storia antichissima, che risale ai colonizzatori greci dell'VIII secolo avanti Cristo. Dalla celebre coppa di Nestore fino alle produzioni contemporanee, un filo ininterrotto lega l'originaria sapienza artigianale alle raffinate tecniche moderne. I maestri ceramisti plasmano, smaltano e dipingono interamente a mano gli oggetti, forti di una tradizione consolidata. Mescolata con principi attivi naturali, l'acqua termale offre il suo aiuto per la cura del corpo, anche fuori dalle vasche degli stabilimenti. Le sue proprietà benefiche contribuiscono a creare prodotti di straordinaria efficacia per depurare e ringiovanire la pelle. Il tempo a Capri fugge veloce tra i piaceri di ogni giorno. Gli orologi capresi fanno ricordare i tanti momenti felici passati sull'isola,
ovunque ci si trovi. La florida vegetazione offre la materia prima per la distillazione di profumi nei laboratori artigianali dell'isola. Gli aromi del rosmarino e del garofano selvatico portano in tutto il mondo l'essenza di Capri. E il modo migliore per girare l'isola è calzando un paio di autentici sandali capresi. Calzatura mediterranea per eccellenza, i sandali hanno qui una tradizione che risale all'epoca romana. L'incantevole cittadina di Sorrento, situata su una delle costiere più suggestive del mondo, è la patria di una particolare tecnica di lavorazione del legno, la tarsia lignea. Disegnatori, intarsiatori e placcatori lavorano insieme per creare composizioni di rara eleganza, richiestissime in tutta Europa già nell'Ottocento. Ho rivisto in queste opere l'atmosfera romantica del paesaggio sorrentino, riprodotta su diverse qualità di legno, con un lavoro lungo e delicatissimo. Il legame tra il territorio napoletano e le sue produzioni artigianali è strettissimo. Sotto il Vesuvio, ad esempio, è fiorita una ricca tradizione di manufatti in pietra lavica. La sobria eleganza della roccia scura viene sfruttata con abilità per creare strutture e decorazioni adatte a ogni ambiente. Anola, invece, è la cartapesta che, fin dal Settecento, svolge il compito di dare forma ai sentimenti e ai valori di una popolazione. Non solo in estate, con la grandiosa festa dei gigli, ma nel corso di tutto l'anno, la carta straccia, lavorata con acqua e colla, dà vita a oggetti d'arredamento, decorazioni, elementi di scenografia. L'arte del cameo inciso su conchiglia testimonia ancora oggi lo strettissimo legame tra questo territorio e il mondo antico greco e romano. Soggetti mitologici e allegorici sono realizzati con un uso attentissimo del bulino,
sfruttando le iridescenze della madreperla, i giochi cromatici, l'incastro. È un'arte antica di 5 secoli che a Torre del Greco ha trovato il suo punto d'eccellenza a partire dall'Ottocento. La vocazione musicale di Napoli è famosa in tutto il mondo. Cantanti, compositori, strumentisti di fama internazionale l'hanno resa nei secoli sinonimo di amore per il canto e la melodia. Ci si accorge subito di quanto sia giustificata questa fama. Girando per il centro, si incontrano ancora decine di botteghe nelle quali i maestri liutai creano strumenti dalle sonorità uniche, apprezzati e ricercati ai 4 angoli del globo. Il metallo battuto, lavorato a freddo oppure manipolato a caldo, secondo la vecchia tradizione, è richiesto ovunque per i suoi prodotti eleganti e di eccellente fattura. Le preziose creazioni in marmo, ottenute con una sapiente lavorazione che si rifà ai maestri del Settecento, abbelliscono le ville di tutto il mondo. Caminetti e fontane, statue e bassorilievi recano tutti il segno di una tecnica ineguagliabile. Nata nel Settecento su impulso del re Carlo di Borbone, la porcellana di Capodimonte offre ancora oggi manufatti ineguagliabili per armonia compositiva e raffinatezza cromatica. Le tradizioni popolari napoletane sono legate intimamente alle attività e alle produzioni dei suoi artigiani. Dai cornetti portafortuna venduti in strada, ai gioielli delle più prestigiose oreficerie, i coralli di Torre del Greco hanno un successo strepitoso in tutto il mondo. Il loro inconfondibile colore vermiglio ravviva abiti, accessori e oggetti di arredamento.
Interamente modellati in terracotta e legno, i personaggi del presepe sono il più classico dei classici napoletani. Sotto Natale, entrare in uno di questi negozi non è un'impresa facile, ma tutto l'anno i laboratori sono aperti e in piena attività. Create, rifinite e dipinte a mano, le figure vanno dai tradizionali pastorelli alle celebrità del mondo moderno. Perché il presepe, ieri come oggi, non è cristallizzato in un modello standard, ma vive e interagisce con la gente, con gli umori e le passioni di tutti i napoletani.